Ciao a tutti e benvenuti all'ottava puntata di Scienza, Filosofia e Metodo Scientifico. Nella precedente puntata vi ho parlato del ragionamento induttivo, fornendovi un esempio in base al quale abbiamo concluso che nell'ottava puntata, cioè questa, vi avrei annoiati a morte con il ragionamento scientifico. Ed infatti è esattamente quello che accadrà, perché parleremo del cosiddetto ragionamento abduttivo. Non preoccupatevi però, questa puntata probabilmente durerà meno del solito, quindi potete tirare un sospiro di sollievo, ma non rilassatevi troppo, perché l'argomento è piuttosto importante. Nel ragionamento abduttivo, partendo dall'osservazione di un determinato fenomeno, si sviluppa un'ipotesi sulla base del fatto che essa costituisce la spiegazione migliore del fenomeno osservato. Volendo esprimerci con la stessa terminologia che abbiamo impiegato per i due precedenti tipi di ragionamento, possiamo affermare che nel ragionamento abduttivo si parte da B e si postula un R tale che ci consente di affermare che B deriva da A. Vi faccio immediatamente notare che ragionamento deduttivo, induttivo e abduttivo non devono essere visti come dei compartimenti stagni che si escludono a vicenda, bensì come dei ragionamenti che interagiscono tra loro in maniera molto complessa all'interno del metodo scientifico. Il ragionamento abduttivo viene utilizzato per la ricerca delle cause di un fenomeno che vengono considerate tali fino a prova contraria. Ciò significa che il ragionamento abduttivo ci permette di formulare delle ipotesi sulla base di informazioni incomplete, proprio allo scopo di spiegare il fenomeno osservato. Non a caso, infatti, in molte scoperte scientifiche sono state formulate delle ipotesi spesso molto creative ed estremamente controintuitive per spiegare il fenomeno, che non possono essere ricondotte a delle semplici generalizzazioni. Inoltre, il ragionamento abduttivo non risponde ad uno schema prefissato, ma si attiva proprio grazie alla creatività e all'intuizione quando siamo di fronte ad un fatto o a un fenomeno inaspettato o inatteso per la teoria scientifica esistente, e che ovviamente deve essere spiegato. Quindi è uno strumento razionale che, accoppiato a quello che possiamo chiamare l'intuizione dello scienziato, ci consente di produrre delle ipotesi utili alla formulazione di nuove teorie. Ovviamente il ragionamento abduttivo non è di tipo deduttivo, perché è il nesso logico esistente tra le premesse e la conclusione che consente di stabilire la natura deduttiva o meno di un ragionamento. E nel caso del ragionamento abduttivo, la conclusione non segue necessariamente dalle premesse. D'altro canto, però, il ragionamento abduttivo non è nemmeno di tipo induttivo, perché non consente una generalizzazione a partire da una serie di osservazioni effettuate, ma solamente di spiegare il fenomeno in funzione di una generalizzazione già ritenuta valida. Volendo esprimere gli stessi concetti in altri termini, possiamo affermare che il ragionamento abduttivo è una sorta di ibrido tra il ragionamento deduttivo e quello induttivo, perché è di natura ipotetica, ma l'ipotesi sviluppata non deriva da una regolarità individuata in base ad una serie di osservazioni effettuate, ma viene supposta proprio per spiegare il fenomeno osservato che non rientra all'interno della teoria scientifica esistente, ossia l'abduzione produce in maniera fallibile una serie di ipotesi relative al fenomeno inaspettato osservato, da sottoporre poi a controllo sperimentale. Ciò significa che la spiegazione proposta è, come si dice in termini tecnici, sottodeterminata ai dati disponibili, perché questi ultimi sono o possono essere compatibili anche con altri tipi di spiegazione. Per
Naturalmente, nel ragionamento abduttivo è sempre necessaria una verifica delle ipotesi formulate, della loro adattabilità al fenomeno osservato e della loro coerenza rispetto ad altre ipotesi già verificate e ritenute valide. Questa verifica può essere effettuata, ad esempio, utilizzando il ragionamento deduttivo. Ecco perché poc'anzi ho affermato che i tre tipi di ragionamento, interagiscono tra di loro in maniera complessa. Quindi, riassumendo i tre tipi di ragionamento, possiamo affermare che nel ragionamento deduttivo, come sapete, si parte da A e mediante l'applicazione di regole R si ottiene B. Invece, nel ragionamento induttivo, si parte da A e da B e si cerca di ottenere R. In quello abduttivo invece accade quello che vi ho scritto prima. Il ragionamento induttivo e quello abduttivo presentano un vantaggio rispetto al ragionamento deduttivo, e cioè sono dei ragionamenti di tipo ampliativo. E come sapete, questo significa che il contenuto della conclusione non era già incluso nelle premesse. Questo significa che il ragionamento induttivo e il ragionamento abduttivo ci forniscono una conoscenza in più, che va al di là della semplice analisi logica delle premesse. Ma questa conoscenza in più ha un prezzo da pagare, e il prezzo è che entrambi i ragionamenti sono di tipo non dimostrativo. Ciò significa che la conclusione può essere falsa anche in caso di premesse vere. Bene, con questo video si conclude la parte relativa al ragionamento scientifico, che in questa sede ho ovviamente trattato in maniera molto generale. Invece, tutti coloro che intendono approfondire in maniera dettagliata questi argomenti possono farlo, se lo desiderano, consultando il mio saggio Inchiostro scientifico per tabule rase, edito da Formamentis. Mi raccomando a non mancare alla prossima puntata, perché cominceremo a parlare di un argomento estremamente goloso, uno di quegli argomenti che, se non si presta la dovuta attenzione, si rischia, come si suol dire, di finire a mani in faccia, perché parleremo di realismo e antirealismo. Come al solito, ogni vostro intervento, riflessione, considerazione, opinione, richiesta di chiarimenti o approfondimenti è ben accetta. Noi ci vediamo la prossima volta e ricordate, senza logica, mal si cogita.